Ben ritrovati al nostro appuntamento con l'informazione. In primo piano ancora un possibile caso sospetto di contagio da coronavirus. Un paziente di origini cinesi che si è recato questa mattina al pronto soccorso dell'ospedale di Battipaglia. I medici hanno ritenuto necessario attivare tutta la procedura. L'uomo è stato trasportato al Cotugno di Napoli, dove ora bisogna attendere gli esiti del tampone che sarà effettuato per capire se c'è stato o meno il contagio dal coronavirus. Il paziente ha dichiarato di essere tornato da poco dalla Cina. È stato confermato anche dall'ospedale Cotugno di Napoli l'arrivo di un caso proveniente dalla provincia di Salerno sul quale dovranno essere effettuati i tamponi per verificare o smentire la possibile presenza del coronavirus. Il paziente è di origini cinese e da poco rientrato dalla nazione alla quale si guarda con preoccupazione per l'epidemia legata al virus. L'uomo si è rivolto al pronto soccorso dell'ospedale di Battipaglia, dove i medici hanno deciso l'attivazione del protocollo di sicurezza che prevede l'arrivo sul posto di un'ambulanza sterile. Immediatamente tutta l'attrezzatura in dotazione all'Associazione di Emergenza Humanitas ha raggiunto l'ospedale di Battipaglia, nella Piana del Sele, dove il paziente, secondo tutto il protocollo di sicurezza, è stato poi trasportato all'ospedale Cotugno di Napoli, che rientra nell'azienda ospedaliera universitaria dei Colli. Soltanto all'esito delle analisi del tampone sarà chiaro o meno se si tratta di un possibile contagio da coronavirus. Se positivo al test, si tratterebbe del primo residente in provincia di Salerno contagiato dal coronavirus. Una settimana fa un analogo allarme si era registrato al pronto soccorso dell'azienda ospedaliera Ruggi di Salerno. Un paziente originario di Postiglione era rientrato dalla Cina dopo essere stato diversi mesi in compagnia della fidanzata. Ha avvertito la febbre e si è recato per il soccorso all'azienda ospedaliera di Salerno, dove si è ritenuto necessario effettuare dei controlli più accurati presso l'azienda napoletana. In quel caso il test effettuato anche con un secondo tampone ha dato esito negativo. In attesa dunque di conoscere l'esito di queste analisi, parliamo di un altro allarme. Anche in questo caso siamo in attesa di conoscere quanto uscirà fuori dai prelievi effettuati dall'ARPAC. Parliamo dell'allarme ambientale che si è verificato sabato notte nell'ex deposito delle cotoniere. È fuoriuscito un liquido, non si sa ancora se è entrato anche nelle acque del fiume Irno, ma urge subito la messa in sicurezza di quella che appare anche ad occhi nudi come una vera e propria bomba ecologica. Procedere con urgenza alla messa in sicurezza dell'intera area, verificare la tenuta della vasca con 20 metri cubi di materiale non identificato e comprendere se ci sono eventuali pericoli di contaminazione per le aree vicine. Sono i prossimi passi ai quali ARPAC, Vigili del Fuoco e i comuni di Pellezzano e Salerno lavoreranno dopo la bomba ecologica scoperta nell'ex deposito annesso alla fabbrica cotoniere. Le esalazioni e la fuoriuscita di liquido dai bidoni stipati rappresentano un pericolo e l'episodio che si è verificato sabato ne è la dimostrazione. Le forti esalazioni non sono passate inosservate ai clienti della sala bingo che hanno fatto scattare l'allarme. Ora sarà l'ARPAC a dire quali sostanze sono conservate, ma soprattutto se c'è stata contaminazione nelle acque del fiume Irno, situato a pochi passi dal deposito e sul quale nel momento dell'allarme è stata notata una fitta schiuma bianca ancora presente ieri mattina. Al momento, come si legge nella relazione dei Vigili del Fuoco, supportati nell'intervento anche dal nucleo antibatteriologico regionale, è stata esclusa la presenza di sostanze infiammabili ed esplosive, ma riscontrata quella di valori elevati di sostanze organiche abbattute attraverso l'utilizzo di materiali inerti. Nel deposito in questione, la cui bonifica era stata affidata dal 3 luglio 2018 alla ditta Soggeri, sono stati rinvenuti diversi fusti di materiale etichettato come pericoloso, alcuni dei quali riversi al suolo. Dopo l'intervento di emergenza, che si è completato alle prime luci dell'alba di domenica, è ora necessario mettere a punto un piano di sicurezza, chiedendo aiuto anche al Ministero dell'Ambiente. Ma anche il Comune di Salerno è pronto a monitorare gli interventi e a fare la sua parte, vista la vicinanza con i confini del capoluogo ed il passaggio del fiume Irno. Noi dobbiamo aspettare che l'ARPAC faccia le analisi con coscienza, come giusto che sia, e ci dia il riscontro e il referto di quanto avrà verificato.
Al momento la situazione naturalmente è sotto controllo, non è una frase fatta, ma è così, nel senso che sono state neutralizzate le emissioni odorigene con un'azione meccanica di copertura della vasca che aveva raccolto questo liquame con del terreno, con degli inerti. Però è una situazione assolutamente provvisoria, si dovrà poi passare a una sanificazione del luogo, sapendo però di che cosa stiamo parlando. Allora l'ARPAC è venuta proprio quella notte, eravamo lì tutti quanti alle 3 di notte a verificare che cosa stava succedendo, ha fatto dei prelievi e ora ci dovrà dare dei risultati a stretto giro di posta. L'autorità giudiziaria seguirà il suo percorso, noi abbiamo semplicemente in animo la garanzia della salute pubblica, questo per quanto ci compete. Tengo a precisare ancora una volta, ma non per scaricarmi di responsabilità, che siamo nel comune di Pellezzano. Noi siamo intervenuti in sussidio e in collaborazione con la Polizia Municipale del luogo, devo ringraziare la mia Polizia Municipale, la Protezione Civile, ma siamo nel comune di Pellezzano. Naturalmente sono queste cose che per quanto riguarda gli aspetti ecologici non sono confinabili nei limiti geografici, però voglio dire, noi siamo in supporto e siamo liberi di accettare qualsiasi sollecitazione anche da parte del Comune di Pellezzano per dare una mano nei limiti delle possibilità e naturalmente pienamente organizzati e disposti per proteggere il nostro territorio. A chiedere attenzione di procedere anche alla messa in sicurezza, ma soprattutto anche di fare chiarezza attraverso la magistratura, è stato oggi anche il Comitato Salute e Vita da Tempo in campo per la protezione dell'area ambientale che ruota attorno al quartiere di Fratte. Il Comitato è preoccupato per le fonderie, ma oggi interviene anche su questa vicenda. Ascoltiamo anche Lorenzo Forte. Chiede alla magistratura di agire con forza e velocità anche il Comitato e l'Associazione Salute e Vita, che ricorda che l'area dove è avvenuto lo sversamento di liquidi rientra in una zona di interesse comunitario. Da tempo l'Associazione Salute e Vita chiede attenzione per l'inquinamento atmosferico e ambientale della zona e teme una nuova bomba ecologica dopo le preoccupazioni già legate alla presenza delle fonderie Pisano. L'ennesima bomba ecologica, quella delle cotoniere, che ci lascia profondamente colpiti e sconvolti, perché ci chiediamo innanzitutto come sia possibile che dopo 20 anni dalla fine delle attività e dopo aver costruito un centro commerciale, una parte della zona che anche all'epoca contestammo come variante di costruzioni del raddoppio dell'indice di edificabilità, come sia stato possibile che nessuno ha vigilato che si facesse prima la bonifica, mettesse prima in sicurezza il territorio e poi si facesse costruire. Ci sembra paradossale, ma questo la dice lunga sul fallimento delle politiche fatte in quegli anni, nel 2003 e nel 2006, con il raddoppio, quindi una colata di cemento di indice a Lettieri, all'imprenditore Lettieri, all'MCM, e con la scelta di dare una certa premialità a Pisano. Entrambe le due aziende sono lì a creare un rischio grave per la popolazione. Come comitato, come controllerete su questa situazione? Ci si attende la messa in sicurezza con urgenza, lo chiedono anche i vigili del fuoco nella relazione, si attende però anche l'esito delle analisi dell'ARPAC. Il comitato cosa farà? Beh, innanzitutto chiediamo chiarezza alla magistratura e faremo anche delle lettere ufficiali via PEC a tutti gli organi, sia per sapere che cosa l'ARPAC ha trovato nel fiume Irno, che già è stato martoriato, e già ricordiamo che nel 2014 l'ARPAC trovò solo a valle delle fonderie Pisano metalli pesanti che provenivano dalle fonderie 10 volte superiori ai limiti di legge, quindi già quel fiume ha dato negli anni, prima con le cotoniere, con le fonderie e con altre aziende che probabilmente hanno sempre danneggiato quella, fa quasi ridere dire, quella zona protetta, zona SIC.
A proposito di salute dei cittadini, carne fresca ma priva di informazioni sulla tracciabilità e provenienza, lavorata e manipolata in ambienti non idonei dal punto di vista igienico-sanitario, ritenuta quindi pericolosa per la salute dei cittadini, è stata sequestrata. Ben 150 quintali in uno stabilimento di macellazione della provincia di Salerno, è risultata carne suina importata abusivamente e priva dei requisiti minimi di sicurezza igienico-sanitaria. Il maxi sequestro è scattato nell'ambito dell'attività condotta dal NAS di Salerno unitamente ai carabinieri del nucleo per l'ispettorato del lavoro per garantire sicurezza e tutela del consumatore. Il valore del provvedimento adottato ammonta a 5.000 euro, a cui si aggiungono 1.500 euro di sanzioni amministrative. Voltiamo pagina, ci occupiamo di politica. Oggi, nel giorno nel quale il PD ufficializza la candidatura di Vincenzo De Luca alla presidenza della Regione Campania, il Movimento 5 Stelle prende definitivamente le distanze e lo fa attraverso un videomessaggio della capogruppo alla Regione Valeria Ciarambino, che dice: il nostro candidato alla presidenza è Sergio Costa. Ciao a tutti. E Sergio Costa, il ministro dell'Ambiente, il candidato del Movimento 5 Stelle alla presidenza della Regione Campania. A chiarirlo è in un videomessaggio la capogruppo dei Grillini Valeria Ciarambino in Consiglio regionale. Nel giorno in cui il Partito Democratico si prepara a ratificare la candidatura del governatore uscente Vincenzo De Luca, il Movimento 5 Stelle esce allo scoperto e rompe la possibilità di un'ulteriore intesa, che pure sembrava essere ancora cercata dal Partito Democratico. Con umiltà, dice la Ciarambino nel videomessaggio, sento di dire che c'è una persona più capace di me di parlare a tutti e che questa persona è Sergio Costa. Con umiltà sento di dire che c'è una persona più capace di me di parlare a tutti. Questa persona per me è Sergio Costa, oggi ministro dell'Ambiente, un uomo dello Stato che da generale dei Carabinieri ha combattuto contro chi ha avvelenato l'ambiente. La nostra regione ha un disperato bisogno di legalità e di giustizia, di recuperare quelle risorse che oggi finiscono in corruzione e illegalità e restituirle ai cittadini, alle famiglie, investirle per garantire i servizi essenziali. In conclusione del videomessaggio, la Ciarambino, che ribadisce anche di essere pronta alla sua candidatura al Consiglio regionale, dice che se Sergio Costa dovesse essere il candidato presidente del Movimento 5 Stelle, lei stessa è pronta a sostenerlo e stare al suo fianco. Spero davvero che le voci di coloro che nel nostro territorio sono punto di riferimento per tanti cittadini possano levarsi a supportare questa persona per bene. Le alternative che oggi sono in campo le abbiamo già sperimentate. Ancora una notizia di politica che arriva dal comune di Pagani, dove il sindaco facente funzioni Anna Rosa Sessa, in una lunga lettera con una serie di motivazioni ma anche di scuse verso chi ha dovuto tollerare i suoi comportamenti e subirli tra dimissioni di assessori e prese di posizione da parte dell'opposizione, ma anche di ringraziamenti a chi l'ha sostenuta, si dimette definitivamente dall'incarico di sindaco facente funzioni. La lettera è indirizzata alla segretaria comunale Ivana Perongini. E adesso, a proposito di politica, parliamo del Consiglio Comunale, atteso domani a Salerno. Tra i punti all'ordine del giorno, quello relativo al regolamento per i Deors, e si annuncia già una battaglia dura. Il consigliere comunale Lambiase ha stigmatizzato il provvedimento definendolo improprio, l'assessore Loffredo lo difende, ma ci sono anche altri attacchi dai banchi dell'opposizione. Si annuncia battaglia tra i banchi del Consiglio Comunale nella seduta convocata per domani mattina alle 9 in merito al punto all'ordine del giorno relativo al piano d'ambito sull'aspetto che deve regolamentare l'installazione di Deors. La Giunta Comunale chiede al Consiglio Comunale di approvare una variazione contro la quale si schierano però già il consigliere comunale di Salerno di Tutti, Giampaolo Lambiase, definendo il provvedimento improprio, ed il consigliere comunale Antonio Cammarota. In difesa del provvedimento fortemente studiato e voluto dall'assessore al commercio Dario Loffredo, e lo stesso assessore che risponde alle critiche. Lambiase gioca sulle parole, dice che noi andiamo ad annullare un precedente parere positivo. Assolutamente no. Era un piano d'ambito che è passato nel 2018 con anche il parere positivo della sovrintendenza che ci vuole.
Poi i gestori di locali hanno impugnato questo piano d'ambito e hanno iniziato con i loro tecnici nella serie di ascolto con la sovrintendenza. La sovrintendenza ad un nuovo piano d'ambito ha dato un altro parere positivo. Voglio dire, una cosa normalissima che si fa. Credo che con questo nuovo piano d'ambito che noi andremo domani a proporre a tutti i colleghi consiglieri, i quali ringrazio per il lavoro che è stato fatto sia sul regolamento che sui DEORS, approviamo un piano d'ambito che è distintivo da, voglio dire, piano d'ambito, che sa significare, ma il collega Lambiase probabilmente lo saprà, non è una modifica di un regolamento, è un piano speciale che va solo per questa fetta, chiesa di Santa Lucia, chiesa dell'Annunziata. Quindi che cosa facciamo domani? Se dovessimo approvare, e ne sono sicuro che lo faremo con i colleghi consiglieri tutti, questo piano d'ambito, andremo a mettere d'accordo i 15 esercenti di Via Roma, trovare una soluzione ordinata, direi anche gradevole, coerente architettonicamente ed esteticamente, così tutti quanti dicevamo che a Via Roma volevamo una gradevolezza e una pulizia, e di fatto andremo a mettere fine ad un contenzioso perché vengono meno il motivo del contendere. Credo che in questo caso sia una perfetta idea di mediazione e condivisione della buona politica. Sulla questione, come dicevamo, è intervenuto anche il consigliere comunale Antonio Cammarota, che accusa l'amministrazione comunale di mala gestio. Tanto avviene, riferimento all'approvazione di domani, su iniziativa dei commercianti e per il processo in corso e non per opera dell'amministrazione comunale che 3 anni fa, scrive Cammarota, aveva colpevolmente ignorato la consultazione delle categorie produttive. Sulla stessa lunghezza d'onda anche il comunicato inoltrato dal consigliere comunale di Forza Italia Roberto Celano, ancora una volta scrive: la giustizia amministrativa sollecitata dagli operatori economici a determinare le modifiche di un regolamento, quello appunto dei DEORS, che noi, ricorda Celano, come componente dell'opposizione avevamo contestato aspramente, ritenendo corretto acquisire le indicazioni delle categorie produttive. Intanto, a proposito del mondo del commercio, si fa strada la strategia social: se non puoi sconfiggere alleati all'e-commerce. Questo è il messaggio che ha accompagnato l'iniziativa della Confcommercio presentata questa mattina. Anche il mondo del commercio salernitano guarda con attenzione alle strategie e alle potenzialità che arrivano dalla comunicazione attraverso i social. A questo obiettivo mira il corso presentato questa mattina a cura di docenti esperti del settore ed è pensato per le aziende che desiderano formare i propri dipendenti o partner in termini di comunicazione social. L'iniziativa è stata presentata questa mattina dalla Confcommercio. Si tratta di un corso di formazione gratuito in social media training commerce. Probabilmente oggi il salto mentale, la scelta strategica che bisogna far fare ai nostri commercianti è quella di comprendere che internet è forse per molti aspetti il nemico, no? Pensiamo ad Amazon e altri competitor, però in realtà è anche l'alleato. E l'alleato perché il commerciante ha una capacità che non avranno mai tutti i siti internet, che è quello che io chiamo lo human touch, cioè il tocco personale, umano. Quindi l'investimento è duplice e noi come Confcommercio crediamo profondamente questa cosa. Da poco abbiamo fatto un corso per le lingue, per aiutare i nostri commercianti a capire che bisogna spingersi oltre l'ostacolo. Avevamo promesso allora che avremmo fatto un'attività ulteriore, questa è l'attività. Quindi. Continuiamo ad occuparci di ambiente, abbiamo parlato delle preoccupazioni per il fiume Irno da anni. Si guarda e si parla con perplessità, timore del fiume Sarno. Ora c'è un libro che attraverso le foto racconta lo scempio, ma manda anche messaggi di speranza per il fiume. La presentazione c'è stata nei giorni scorsi. Questa mattina è stato presentato alla Mondadori a Nocera il libro fotografico Sarno, il Dio offeso, realizzato dal fotografo Alfonso Catalano e curato da Luigi Di Pace, con i contributi anche di Luca Pucci di Lega Ambiente Campania. È un libro
con tantissime fotografie, è un libro denuncia, ma un libro che lancia tante speranze. Insomma, c'è la possibilità ancora di salvare questo fiume, questo bacino idrografico che viene definito in maniera diversa, il fiume killer, il fiume più inquinato d'Europa, del mondo. Insomma, comunque probabilmente, come ha detto anche Luigi Di Pace, è un fiume killerato, ucciso un po' da tutti noi, è un fiume che si può salvare. Il libro Sarno, il Dio offeso, non c'è ancora praticamente, è un crowdfunding, come viene definito questo tipo di esperienza, si può comprare online, una volta stampato verrà inviato all'acquirente, ma l'importante è il significato di questo volume, che fa vedere le immagini del fiume Sarno, ma fa vedere anche i volti di chi tutti i giorni lavora lungo il fiume. Allora, questo libro fotografico nasce perché vuole essere il mio piccolo contributo alla mia terra d'origine. Io sono originario, ho vissuto a Sarno per i primi anni della mia vita e nasce come, appunto, dicevo, come atto d'amore verso la mia terra. Vuole essere in parte un libro di denuncia, ma soprattutto un libro che parla della bellezza che secondo me ancora c'è in questi luoghi. Nel 95 era molto più evidente l'inquinamento a livello visivo, adesso è probabilmente più sottile, è meno eclatante, ma c'è comunque. E comunque l'altro aspetto che invece mi colpisce durante questo passaggio di tempo è che la parte, diciamo, pura, ancora non intaccata, diventa sempre minore. Per realizzare la foto della copertina del libro cercavamo un'immagine di impatto che desse davvero l'idea di quella che è la situazione. L'unico modo per fare questo era scendere dentro il fiume, appunto con una fotocamera e una telecamera subacquea, e quindi fisicamente siamo scesi dentro il fiume e con l'apparecchiatura collegata via wireless abbiamo scattato queste foto. Mercoledì a mezzogiorno presso la sala giunta di Palazzo Sant'Agostino, in una conferenza stampa, verrà presentata la prima task force istituzionale provinciale che nasce in Italia per la prevenzione e la protezione delle vittime di violenze di genere, maltrattamenti in famiglia, bullismo, sfruttamento, tratta degli esseri umani. La task force, ha detto il presidente Michele Strianese, viene istituzionalizzata a seguito del protocollo d'intesa siglato tra la provincia di Salerno e l'associazione Forum Lex, rappresentata da Yolanda Ippolito. L'accordo prevedeva appunto l'istituzione di una task force che mercoledì viene ufficialmente presentata. Va bene, ora ti darò un bacetto, ma non farti illusioni. Al Cinema Teatro San Demetrio di Via Dalmazia a Salerno quest'oggi è in programma il film Parasite, tra gli spettacoli alle ore 17, alle 19.30 e alle 22. Ingresso intero 7 euro, ridotto 5 euro. Il giovedì non festivo, ingresso unico 5 euro. Per informazioni 089 22 04 89 www.cineteatrosandemetrio.it. Andiamo, ti divertirai, te lo prometto. C'è lo sport tra poco, subito dopo una pausa pubblicitaria. In collaborazione con... Ristorante Pizzeria Eureka, i sapori del mare. Previsioni per domani. Al mattino, sulle coste, bel tempo, con cieli quasi sereni. In montagna, bel tempo, con cieli quasi sereni.
Nel pomeriggio, sulle coste, cielo nuvoloso con solo qualche breve schiarita. In montagna, bel tempo con cieli quasi sereni. Previsioni del tempo, fornite da 3B Meteo. Torna al successo invece la Paganese, che piega agevolmente il Rieti al Torre. Per il tecnico era una boccata d'ossigeno ed anche indicazioni confortanti dal campo. Sì, scontro diretto a tutti gli effetti, abbiamo incontrato una squadra viva e fino alla fine ci ha dato filo da torcere, e quindi a dimostrazione del fatto che partite semplici, come si diceva alla vigilia, non esistono, perché sono circa 20 anni che faccio questo girone e quindi io partite semplici non ne ho mai viste, ho solo visto partite che si sudano dentro il rettangolo di gioco contro qualsiasi avversario che gioca per un proprio obiettivo, e quindi oggi abbiamo dimostrato di averla meglio su una squadra che ha lottato fino alla fine con onore, e quindi complimenti ai miei giocatori che hanno vinto una partita non semplice, anche con discreta qualità. Complimenti anche a Rieti, che è stata in partita fino alla fine, quindi sono tre punti pesantissimi per il nostro obiettivo, allunghiamo ulteriormente su quelli che stanno sotto di noi, quindi andiamo a dormire con 34 punti e mi sembra che siano tanta roba. Abbiamo cercato di fare una partenza cattiva veemente, poi si è tramutata in fatti, però la volontà era quella di avere una partenza determinata per cercare subito di indirizzare la partita sui nostri binari, e abbiamo fatto secondo me 40 minuti di buonissimo livello e poi ci siamo fatti gol da soli, e non è semplice, poi siamo entrati 3-4 minuti in un tunnel un po' di preoccupazione, però subito siamo ripartiti anche il secondo tempo con lo stesso slancio, con la stessa intensità, con la stessa veemenza, e direi che poi solo abbiamo concesso una sola occasione, e quando Zanchi è andato sul fondo e ha saltato Carlo Tenuto, poi mi sembra che abbiamo contenuto senza soffrire più di tanto. Ora il basket. In A2 ancora un passo falso interno per la Givova. La squadra di Perdichizzi perde anche contro Torino e dice addio ai playoff. Sì, mi associo a te ai complimenti ai ragazzi. Hanno dimostrato stasera che probabilmente il problemino ce l'avevamo anche dentro. Abbiamo giocato una partita di un grande cuore, di grande sacrificio, non sono parole. La cosa più bella è aver ricevuto i complimenti, oltre ovviamente dalla nostra proprietà, dal nostro patronimo, ma soprattutto dalla squadra avversaria, per come siamo riusciti a stare in campo, a tenere testa a Torino fino agli ultimi possessi. Infatti siamo arrivati a meno due nel momento cruciale della partita. La sfortuna anche dell'infortunio di Marco, che ci vede dare quei 3-4 minuti di respiro per i nostri piccoli, siamo stati costretti all'ultimo a giocare con Lucusor da numero 3, si è fatta sentire, però abbiamo disputato veramente una gran partita. A noi mancano stasera soltanto due punti di questa partita, tutto l'altro è tutto positivo, non riesco a vedere niente di negativo se non l'infortunio, l'ennesimo infortunio a Markovic, che speriamo che non sia una cosa troppo lunga. Adesso abbiamo tempo per ricaricare le pile, perché abbiamo 10 giorni prima di Biella, possiamo recuperare Portannese sperando di averlo già a Biella, e sicuramente possiamo inserire il nuovo giocatore che tra lunedì e martedì andremo a definire. Abbiamo delle boie, però vogliamo anche valutare tante piccole cose. Stasera, ripeto, stasera è una partita che, a differenza della partita di Casale Monferrato, mi lascia totalmente soddisfatto nonostante la sconfitta. Sa solo vincere tra le mura amiche la Virtus Arechi Salerno. Nel giorno del debutto del nuovo allenatore Adolfo Parrillo, la squadra blaugrana non tradisce e batte senza problemi Pozzuoli. Sì, non è per modo di dire, non è per piaggeria, ma devo dire veramente grazie ai ragazzi, perché mi hanno dimostrato, mi hanno accolto subito benissimo, sono stati subito attenti alle poche indicazioni che chiaramente ho potuto dare, e sono molto contento dell'atteggiamento che hanno messo in campo oggi, si sono sacrificati anche in difesa, e secondo me abbiamo fatto anche un buon lavoro sotto il profilo della transizione, siamo andati bene anche in contropiede, cosa che avevo chiesto nel pre-gara, quindi diciamo che sono molto contento chiaramente per il mio esordio,
ma non mi va per niente di prendermi i meriti, perché chiaramente di meriti non ho nulla, se non, quindi devo per forza di cose dire ancora una volta grazie ai ragazzi. Sì, ripeto, è un po' le uniche cose che ho chiesto, chiaramente per il poco tempo, sono state quelle. Non potevo chiedere altro, ma io batto molto sull'atteggiamento, perché sai, come dici giustamente tu, c'è stato un po' di tensione, quindi non era facile oggi partire pronti via, partire e fare una prestazione del genere. Sono contento, ho visto bene praticamente tutti, e quindi niente, ora chiaramente questo è solo il primo passo. Bisogna lavorare, bisogna essere intensi all'allenamento, non bisogna mai calare la concentrazione e ritrovare un attimo il cammino anche fuori classe, cioè perché ci aspettano due partite molto molto dure e lì dobbiamo essere bravi a iniziare a mettere un po' di atteggiamento in più, secondo me. Questo potrebbe essere il segreto. Ed è davvero tutto, termina qui il nostro appuntamento con l'informazione. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci. Vuoi rivedere questo programma? Visita il nostro sito tvoggisalerno.it e clicca su TV Oggi On Demand.